Radio Radicale, siamo con Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, membro della Commissione Esteri di Montecitorio, per parlare con lui del decreto missioni. Quest'anno il decreto missioni è stato votato in sede legislativa nelle commissioni congiunte esteri e difesa, perché è stato raggiunto un accordo tra tutte le forze politiche, quindi all'unanimità, per votare questo provvedimento in commissioni, in queste commissioni congiunte, senza passare dall'aula. Allora, perché lo avete fatto e che tipo di accordo avete raggiunto? Beh, diciamo, c'era stato prima da Fratelli d'Italia una richiesta per l'approdo in aula di questo provvedimento, che è un provvedimento ovviamente molto importante per la difesa, ma anche per, diciamo, il comparto sicurezza del nostro paese. C'era stato un accordo quindi per arrivare in aula, superato negli ultimi giorni da una volontà di accelerare, perché parliamo di missioni ed operazioni internazionali che vedono impegnate le nostre donne ed i nostri uomini in divisa nei teatri operativi in tante parti del mondo. Quindi questo è il documento, diciamo, che rappresenta la cornice per il 2022. È arrivato, per la verità, con un po' di ritardo, perché è arrivato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, però ecco, poi in commissione, anche grazie ad una grande collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari, siamo riusciti ad accelerare l'iter. Il documento, di cui ero relatore assieme al collega Pagani della Commissione Difesa, è stato approvato a larghissima maggioranza e ritengo che questo sia veramente un bel segnale per i nostri militari, che appunto sono impegnati con dedizione e con professionalità in tanti angoli difficili del mondo e onorano ogni mattina il tricolore con il loro servizio. Nessuno si è opposto? Diciamo, ci sono stati alcuni emendamenti. Sulla questione Libia c'è stato all'interno del Partito Democratico una discussione anche abbastanza accesa, con una diversificazione di posizioni anche all'interno degli stessi membri delle due commissioni, che hanno votato in maniera difforme. Però la cosa importante è che il documento alla fine è passato sostanzialmente con, mi sembra, una sola astensione. Veramente un bel non segnale. Si ricorda chi? Mi sembra una deputata di Alternativa. Allora, quali sono le nuove missioni? Allora, mi sembra che ce ne siano tre. Ci sono, diciamo, c'è la conferma di tutto il quadro dell'anno 2021 e ci sono tre nuovi interventi previsti. Due, diciamo, uno in Mozambico, uno in Qatar, ma soprattutto forse... In Qatar per quale motivo? Diciamo, è un'operazione di sicurezza, un'operazione multilaterale alla quale l'Italia partecipa, un'operazione anche legata ai mondiali di calcio, ma più in generale legata diciamo, al controllo in un quadrante molto importante per il nostro paese. Però dicevo, tra le operazioni... possiamo chiamarla operazione mondiale? Beh, è un'operazione di sicurezza internazionale, tra l'altro multilaterale, saremo al fianco dei nostri partner, quindi per l'Italia era giusto appunto essere parte di questo team internazionale. Anche se l'Italia non partecipa ai mondiali e quindi non c'è... Sì, diciamo, questo è un aspetto sul quale si è fatto anche tanta ironia. Però ecco, la missione poi più importante è quella che riguarda il fronte est, quindi è una operazione che ovviamente è legata agli eventi bellici che appunto dal 24 febbraio hanno rappresentato una rottura rispetto al passato in tutto il nostro continente, ma più in generale nel contesto delle strategie geopolitiche e a livello globale. Quindi è importante una nostra presenza anche lì all'interno di un'operazione multilaterale sul fianco est del... Allora, per fianco est che cosa intende? Romania, Polonia, la Bulgaria e... Questi in particolare i paesi che vedranno appunto la presenza di
questa forza multinazionale. Ecco, mentre nei paesi baltici già c'era? Sì, beh, ci sono tante operazioni, ecco, c'è quella storica in Kosovo, la KFOR, ma ci sono anche tante altre iniziative più piccole e diciamo testimoniano anche una attenzione del nostro paese per questo quadrante, così come nel documento finale viene ribadita la centralità del Mediterraneo allargato per il nostro paese. Quindi ovviamente oltre alla presenza in Libia sono previste una serie di iniziative bilaterali in molti paesi che appunto testimoniano e confermano l'attenzione nodale che il nostro paese deve avere verso il Mediterraneo. Il Movimento 5 Stelle non si è opposto a niente, no? Diciamo all'interno della discussione il Movimento 5 Stelle ha partecipato e poi ha votato il documento. Tra l'altro nei giorni scorsi nel corso delle audizioni abbiamo sentito il ministro Guerini, il ministro Di Maio, il capo di Stato Maggiore della Difesa. Quindi ecco, anche all'interno, anche nel corso delle audizioni c'è stata la possibilità di un confronto, e devo dire tra i colleghi di tutti i gruppi parlamentari è prevalsa la voglia di affrontare bene questa tematica, che è una tematica che va ben al di là dei colori partitici e rappresenta, diciamo, uno dei cardini del nostro interesse nazionale. L'altro provvedimento importante è quello dell'adesione, della ratifica dell'adesione, che è un altro capitolo, dell'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO. Sì, esatto, adesso è in corso l'analisi e l'esame all'interno delle varie commissioni, noi con la Esteri lo esamineremo già nelle prossime ore, anche su questo credo ci sarà. Siete un po' in ritardo? Nel senso che credo dovevate farlo oggi, invece... Sono gli ultimi provvedimenti di questa legislatura che volge al termine, quindi sì, forse c'è qualche ritardo. Senta, pensa che ci sarà qualche problema su questo invece? No, mi sembra di aver capito che ci sarà una larga convergenza sulla politica estera come sulla politica di difesa. È veramente basilare mettere prima la bandiera nazionale e poi la bandiera dei rispettivi partiti. Va bene, vediamo anche se su questo dibattito ci sono stati parecchi distinguo, mi sembra di... Sì, però io credo che alla fine, anche nell'esame del decreto missioni ci sono state posizioni articolate, però poi nel momento del voto, che è il segnale esterno che si dà non solo all'Italia ma anche al contesto internazionale, poi mi sembra che ci siano buone chance di arrivare ad una sintesi. Bene, io la ringrazio per averci dato conto di questo voto in sede deliberante. Allora, deve andare anche al Senato? No, al Senato hanno fatto lo stesso provvedimento. Ma erano già sciolte le Camere? No, è stato fatto ieri, credo, il voto finale del Senato. Ah, quindi okay, Camere e Senato si sono... Quindi a Camere sciolte tutte e due i rami del Parlamento. Però questo è un provvedimento sostanzialmente ordinario, certo, e certo. Quindi era giusto fare così. Bene, grazie Alessandro Battilocchio di Forza Italia.